Questa settimana il Venerdì dal Sindaco, edizione estiva, approda all'Alto Canavese in Valle Orco a Ceresola Reale. Siamo nel Parco del Gran Paradiso, quindi grandi escursioni, la natura nel suo massimo splendore, la fauna e la flora. Ne abbiamo parlato con il Sindaco per capire qual è l'offerta turistica di questa valle. Ceresola Reale è un paese di circa 160 abitanti. Siamo immersi nel Parco Nazionale del Gran Paradiso e abbiamo la fortuna di essere nel circuito di perle alpine. Ceresola è sport, è natura, è turismo. Basti pensare che noi negli ultimi anni siamo cresciuti moltissimo a livello turistico. Nel 2020, dopo la pandemia, abbiamo toccato i massimi numeri di presenze su Ceresola, aiutati anche sicuramente dal bel tempo. Le cose più belle da vedere a Ceresola sicuramente sono il lago, che lo vediamo qua dietro, che è stupendo, e il Nivolè. Il Nivolè resta per noi, da quando apre la stagione a giugno fino a settembre, la meta per eccellenza. L'unico problema che abbiamo a Ceresola, che stiamo riscontrando, è questo grande afflusso di tante macchine la domenica, e noi dobbiamo cercare di regolamentarizzarla al meglio, perché noi crediamo che il futuro di Ceresola sia il contatto con la natura. Noi a Ceresola vediamo tante cose, abbiamo un contatto con gli stambecchi, che le vediamo da molto vicino, le marmotte, tantissimi animali, e con tutto questo flusso di macchine rischiamo di perdere questa nostra eccellenza. Siamo anche migliorati molto a livello commerciale, dove abbiamo una ventina di alberghi, ristoranti, abbiamo una panetteria che fa il pane, abbiamo una peschiera, abbiamo 3 o 4 alimentari, perciò abbiamo una ricca offerta, e abbiamo degli alberghi che adesso si stanno dotando di sauna e un piccolo centro termale. Marco Rolando, scultore del legno a Ceresola Reale, ma anche insegna la scultura in legno in un'altra valle qua vicina, maestro di sci, insomma vive la montagna a 360 gradi tutto l'anno. Sì, io ho deciso di fare questo lavoro, faccio l'artigiano, professionista da 20 anni ormai, faccio lo scultore su legno, maestro di sci di fondo qua a Ceresola, abbiamo una pista bellissima. E poi ho questa scuola di scultura che si chiama CanArt, Canavese Arte, a Cintano, in Valle Sacra. Abbiamo avuto la possibilità di aprire una scuola lì, con gente che arriva dal Piemonte, ma anche qualcuno da fuori regione. È un modo di vivere la montagna, diciamo, come dicevo lei, a 360 gradi, tutto il giorno, tutti i giorni dell'anno. Sono contento. Non è facile vivere in montagna di turismo, ma se uno si sbatte un po', se ha da fare, è una cosa che si può fare. Per quanto riguarda i servizi ai turisti, come sta lavorando per migliorare l'offerta degli alberghi, la presenza di guide escursionistiche, guide alpinistiche? Allora, noi qua di fronte abbiamo l'ufficio turistico, che è sito in Casa Gran Paradiso, poi abbiamo un museo del parco, che è l'Homo Ibex, e adesso abbiamo 2 guide che stanno prevalentemente lavorando su Ceresola. Abbiamo un maestro di sci, che è Marco Rolando, e cerchiamo di portare sempre più delle personalità importanti per cercare di attrarre sempre meglio il nostro turismo. Lo sport si distingue in 2 stagioni. D'estate noi siamo anche molto famosi per la mountain bike sicuramente e per le bici dopo il passaggio del Giro d'Italia nel 2019. E poi abbiamo anche delle grandissime arrampicate. D'inverno si punta quasi esclusivamente sullo sci da fondo. Noi abbiamo 7 km di pista bellissimi nel girolago, e abbiamo una parte sotto che stiamo aprendo di 10 km, perciò abbiamo un 18 km di pista che costeggia tutto il paese. Stiamo puntando e cercando di sviluppare anche le racchette e lo sci alpinismo.